Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti a Spazio Aperto, trasmissione settimanale radio televisiva a Science Web Network, approfondimento giornalistico in studio a Venezia Massimo Bonella della redazione di Pianeta Oggi TV, direttore della testata Pianeta Oggi TV, dunque che apre oggi apri la trasmissione perché c'è un ritardo per un problema tecnico, un ritardo da parte di Antonella Introno e Ugo Lombardi. Dunque saluto alla regia centrale Rosario Moreno. Vi dico subito che abbiamo in collegamento da San Donà di Piave il dottor Giovanni Gnaolin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Parleremo di crisi economica finanziaria, ma prima vediamo le notizie più importanti della giornata. Allora, innanzitutto vi aggiorno che è in corso a Milano la conferenza stampa dopo il vertice dell'Unione Europea sul lavoro. In questo momento sta parlando il Presidente della Commissione Europea Barroso. Dunque, vediamo le notizie in primo piano, rimaniamo appunto sempre in tema della conferenza stampa di Milano. Jobs Act, la Merkel, sono stati fatti passi importanti, ha detto. Dunque, sul fronte dell'occupazione si devono eliminare le barriere presenti nel mercato del lavoro e l'Italia sta cercando di fare questo con il Jobs Act e dunque sta facendo un passo importante da questo punto di vista. Così la cancelliera tedesca Angela Merkel al vertice dell'Unione Europea sull'occupazione in corso a Milano. Veniamo a Renzi. Il dibattito, così come lo stiamo facendo non solo sui giornali ma anche nei corridoi di Bruxelles tra tecnici e funzionari, rischia di uccidere la prima vittima, il buon senso. Lo ha detto il Premier Renzi al vertice dell'Unione Europea di Milano sull'occupazione. Un'Europa di controlli è il più grande regalo all'antipolitica, un'Europa solo di vincoli è arida, una Europa che fa le pulci ai governi dei paesi membri liberamente eletti, rispetta la burocrazia ma uccide la speranza. Chi vuole cambiare il mondo e ha paura di guardarsi allo specchio non è credibile. L'Italia lo sarà se porterà a casa le riforme attese da 30 anni. Dunque, proseguiamo. La FIOM, vediamo dunque Landini cosa dice. Noi siamo pronti a fare tutti gli sforzi necessari, ma non firmeremo per i licenziamenti e gli abbassamenti dei salari, le maggiorazioni dei turni e il lavoro domenicale. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, alla manifestazione in corso a Milano contro il vertice Unione Europea. In piazza migliaia di lavoratori, siamo pronti ad occupare le fabbriche, annuncia Landini. Renzi, invece di stare con i lavoratori, ha scelto di stare con la Confindustria e con quelli che portano i soldi all'estero, come quelli che non vogliono leggi sul falso in bilancio, dice così il segretario della FIOM. Renzi deve davvero cambiare verso e non lo sta facendo, così dunque Landini. Abbiamo adesso un'altra notizia, riguarda Venezia, lo scandalo di Venezia, lo scandalo Mose. Per le accuse dell'inchiesta del Mose è stato chiesto il patteggiamento dunque a 2 anni e 10 mesi di reclusione e una confisca per 2,6 milioni di euro per l'ex governatore Veneto Giancarlo Galan. Istanza presentata alla Procura di Venezia. I difensori hanno anche chiesto i domiciliari, proposta accolta dalla Procura e inviata ora al GIP per la decisione. Per l'inchiesta del Mose, una ventina i patteggiamenti su 35 indagati attesi per il 16 di ottobre. Dunque, vi dicevo che abbiamo un ospite collegato con noi. Io a questo punto dovrei, come sempre, da Venezia dare la linea a Bari per la conduzione di spazio aperto da parte di Antonella Introno e Ugo Lombardi, ma c'è un problema tecnico, sono lievemente in ritardo e allora iniziamo noi dunque. Chiedo al dottor Giovanni Giaoline, che ricordo è esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale, intanto un commento su queste notizie. Beh, prima
Prima di tutto, secondo me, bisognerebbe un po' inquadrare cosa sta capitando, cosa sta accadendo in questo periodo a livello nazionale, ma anche internazionale. Ed è questo, ed è sempre, prima di tutto si parte sempre da un livello della base, cioè il livello economico, poi tutto il resto è una sovrastruttura che sostiene l'impostazione economica generale attuale, no? Del modo di produzione attuale. Allora, leggevo un dato l'altro giorno su Repubblica dell'11 settembre del 2014, dove diceva che la produzione industriale italiana è calata del 25% dal 2007, cioè facendo 0 2007, la produzione industriale 2007, siamo scesi del 25%. Bene, quello che sta facendo Renzi, che è niente altro che un rappresentante della borghesia, come assolutamente un rappresentante del mondo del lavoro, è quello di far sì che arrivino in Italia degli investitori per dare il cosiddetto fiato, come dicono loro, per crescere, no, produttivamente, crescere ancora di più l'economia, crescere, no, ancora di più, crescere l'economia italiana. Però per fare questo gli imprenditori cosa chiedono? Gli investitori, diciamo più che imprenditori, perché poi lo spiegherò un po' meglio, chiedono che tutti quei diritti che sono stati acquisiti, sono stati conquistati nel passato con ore di sciopero, con abnegazione da parte dei lavoratori e li ha visti coinvolti in lotte, anche in lotte dure per questi diritti, questi vengano meno, cioè quello conquistato dobbiamo dare diciamo un colpo di spugna, per cui l'articolo 18, che poi secondo me non è proprio quello l'obiettivo, ma l'obiettivo è quello proprio di rendere nudo il lavoratore. Cosa intendo per nudo? Nudo nel senso di non avere diritti, di non avere riserve, in modo tale che sia docile come un agnello portato scusate se adopero questa metafora cattolica, no? Portato al macello. Per cui, come negli inizi del 1800, fuori dalle fabbriche potremmo avere chi decide chi può andare a lavorare e chi no. E l'operazione è duplice: da una parte quella di avere la possibilità di essere licenziare senza giusto motivo, per motivi economici, poi è semplice, no? Dimostrare che io devo licenziare io come azienda devo licenziare per motivi economici, ma è anche da una parte un deterrente perché il lavoratore deve fare solo ed esclusivamente quello che decido io, che lo pago. In fondo è così, ma è vero, forse noi ci illudiamo di non vivere in una società del profitto, in una società capitalistica, e pensiamo che quando andiamo lì a lavorare, comunque le 8 ore che siamo lì, le 8 ore in qualche modo sono una persona, no? Con i propri diritti. No, non sei una persona, sei un elemento della produzione. E come elemento della produzione, chi ti ha comperato, chi ha comperato la tua capacità lavorativa per 8 ore, per 40 ore settimanali, per 244 giorni lavorativi, bene, lui vuole che tu faccia quello che decide lui, non che tu possa essere un portatore di diritti o uno che in determinate condizioni può anche rifiutare. E questa è la grossa partita. La grossa partita è questa, e dall'altra parte è anche quella della diminuzione del salario. Non è ancora fatto, ma secondo me, senza secondo me, poi si vede dov'è la tendenza, no? Basta leggere un po' fra le righe, è quella di fare un contratto nazionale dove ci sia un minimo salariale. E poi a livello locale, all'interno delle fabbriche, ci può fare la famosa, cosiddetta famosa contrattazione secondaria, la contrattazione all'interno delle fabbriche. Bene, pensiamo
Allora, che il 70% dei lavoratori lavora in piccole aziende. Voglio vedere chi ha la capacità organizzativa, poi come siamo anche ridotti, siamo divisi in mille settori, mille rivoli come lavoratori, che ha la capacità di chiedere di più del minimo salariale. Adesso io non lo so quanto può essere il minimo salariale, ma se il minimo salariale la Merkel ha messo 8 euro l'ora, noi certamente non possiamo andare sopra, molto probabilmente rimarremo sotto. E quella è la soglia, no, dove si assesterà. Per cui tutti i datori di lavoro, chiamiamoli come il suo nome, tutti i padroni, cercheranno di portare a quel livello, no, il lavoro salariale. Allora, da una parte, no, sei ricattato che domani non puoi anche lavorare o puoi venire a lavorare, dipende da come ti atteggi. Dall'altra, la diminuzione salariale, questa è la vera indicazione dove stiamo andando. Il capitale sta facendo questo percorso. Il capitale è anche dettato dal capitale soprattutto finanziario, perché è il capitale finanziario che governa, non più il capitale produttivo, il capitale industriale. Il capitale industriale è da molto che non determina più la politica. Volevo, senza tediarvi magari, però volevo leggervi qui della politica, ne ha fatto la vita, la propria vita, ha dedicato la propria vita, anzi la critica dell'economia politica. Era un certo Karl Marx che ha speso una vita proprio per analizzare questi punti e nel suo tentativo, è ben riuscito poi fra l'altro, di commentare in modo diretto gli eventi che accadevano nel periodo della sua vita, sotto l'ottica, no, economica, perché è la base di tutta la società. Nel suo libro, Rivoluzione e Reazione in Francia del 48, 1848-1850, iniziava proprio così, diceva. Sapete benissimo, il 48 fu quel periodo 1848 di rivolgimenti sociali in tutta Europa. Infatti, si dice quando si fa un casino, si dice: ma vai, un 48, sta succedendo un 48. Quindi da lì parte la disfatta di luglio del 48. Leggo solo 3 righe, però dice: dopo la rivoluzione di luglio del 48, il banchiere liberale Lafitte accompagnò il suo compare, il Duca d'Orléans. Il suo compare, il Duca d'Orléans, era Luigi Filippo, che poi diventò re, fu Napoleone III, no? In trionfo all'Hotel de Ville, che sarebbe l'Hotel de Ville del municipio. Quindi questo banchiere Lafitte accompagnava il futuro Napoleone III in municipio. E questo Lafitte lasciava cadere queste parole: d'ora innanzi reggeranno i banchieri. Lafitte aveva tradito il segreto della rivoluzione, cioè quello che i banchieri reggeranno da quel momento in poi. Sotto Luigi Filippo non reggeva la borghesia francese, ma una frazione di essa, i banchieri, i re della borsa, i re delle ferrovie, i proprietari delle miniere di carbone e di ferro e delle foreste, e una parte della proprietà fondiaria venuta con essi a un accordo. La cosiddetta aristocrazia finanziaria. Essa, quindi aristocrazia finanziaria, sedeva sul trono, essa dettava leggi nelle camere, essa distribuiva gli impegni dello Stato dal ministero allo spaccio dei tabacchi. È un po' quello che succede oggi. È la finanza che detta le leggi, i tempi e via dicendo. Allora se noi riprendiamo quello scritto 150 anni fa, che è attuale, ma anzi è acuito molto di più riguardo il capitale finanziario. Tutte le leggi che oggi stanno approdando in Parlamento o che ci vengono imposte, sacrifici, lacrime e sangue, sono per cosa? Per pagare il debito pubblico. Sono per che cosa? Per rientrare nel deficit e via dicendo, ma sappiamo che questo è chi detiene la maggior parte di
di debito dello Stato, sono i banchieri, che sono poi loro che dettano le condizioni, no, del mercato. E i banchieri, l'altro giorno appariva un articolo su Repubblica, precisamente il 30 settembre, dove proprio la banca più grande del mondo, l'americana Morgan, che ha un bilancio quasi pari al debito pubblico della Repubblica Italiana, e il debito pubblico dell'Italia nel 2013 era di 2.104 miliardi, quindi pensate qual è il bilancio di questa banca, cosa ha fatto? A Milano ha riunito nella sala riservata alle Four Seasons di Via del Gesù, nel cuore del quadrilatero della moda milanese, ha fatto incontrare faccia a faccia i possibili acquirenti di imprese italiane, in modo potessero parlare fra acquirente straniero e l'impresa italiana, in modo da vedere se era più o meno papabile o più o meno appetibile da parte di queste banche per essere acquistate, anche a fronte, dice proprio l'articolo, no? Anche a fronte delle riforme del lavoro che sta portando avanti Renzi. E c'erano un po' tutti, lui dice, c'erano i quattro amministratori delegati, Fabrizio Viola di Monte dei Paschi di Siena, Carlo Cimbri dell'Unipol, indagato poi fra l'altro nell'inchiesta sull'acquisto dei fondi aria da Ligresti, il costruttore Pietro Salini di Salini Impegni e Matteo De Fonti di Terna, la rete, diciamo, la Terna è la rete elettrica controllata dal governo. L'articolo dice che i quattro non hanno nascosto i punti di debolezza del paese e delle loro aziende, ma hanno anche sottolineato perché l'Italia resta appetibile per il capitale straniero, cioè quindi resta appetibile per il capitale, non per quello che costruisce. Ecco, quindi è la finanza che detta le leggi e in questo caso Renzi, perché Renzi è in questo momento quello che rappresenta meglio le esigenze del capitale finanziario, Renzi fa queste leggi. Allora, le nostre aziende, che poi parlavamo del Monte dei Paschi di Siena o dell'Unipol, ma poi c'era la Terna, c'era anche la Fincantieri, l'Acea, gruppi anche ce n'è anche Mediaset, le municipalizzate di acqua ed energia. Quindi in pratica è un paese in svendita. L'Italia è un paese in svendita e per svendere tutto sta anche massacrando chi la fa diventare ricca questa Italia, che poi è il lavoro. Quindi dietro l'articolo 18 c'è ben altro. E Ecco. se il sindacato si ferma a fare questa bandiera dell'articolo 18, è già perdente. È già perdente perché da una parte il sindacato non ha più la credibilità di anni fa, per motivi che chi è all'interno del mondo del lavoro li conosce, e Renzi li conosce meglio di tutti questi, perché il sindacato ha perso credibilità. Dall'altra, il sindacato è strutturato soprattutto divide i lavoratori tra pubblici e privati, tra i privati sono divisi nelle varie settori industriali, chimici, edili, tessili, metalmeccanici, eccetera, ma anche all'interno delle stesse aziende c'è il delegato di reparto, quindi giù siamo divisi, siamo molto frantumati, e infatti
Una volta il sindacato si chiamava dagli inizi del 1900 Confederazione Generale del Lavoro, non era Confederazione Italiana del Lavoro, perché i lavoratori non sono italiani, i lavoratori sono in tutto il mondo, quelli che vanno a lavorare nelle fabbriche e quindi creano il plus valore per la propria borghesia, per il proprio padrone, ma comunque. Viviamo tutti le stesse condizioni. Quindi, come nel 1900, c'erano le camere del lavoro dove l'aggregazione era data da chi si lavorava in fabbrica, ma era dal disoccupato, dal precario, in modo tale che quando c'è un'assemblea ci si sente, ci si parla, per Dio, ci si parla assieme, ci si guarda negli occhi, si capisce quali sono le rivendicazioni da fare. E poi non sono cose stratosferiche di quello che chiedevano quelle persone, che noi possiamo anche andare a rivedere. Ma, scusami, Massimo, volevi dirmi qualcosa? No, volevo commentare una notizia che era appena comparsa qui sulla fonte Rai Televideo, no? Dove si parlava, dove c'era scritto che la Banca Mondiale dice ancora 1 miliardo di poveri nel mondo, ecco, lanciava questa notizia. Cioè, c'è da chiedersi veramente come mai. Come mai un mondo ricchissimo, non ricco, addirittura ricchissimo, e un mondo poverissimo, cioè c'è qualcosa che non va. Voglio dire, se facciamo l'ipotesi, dovesse scendere un extraterrestre, prende un TG, guarda e vede che no, ci sono delle notizie che parlano di gente che muore di fame, bambini che muoiono di fame ogni 5 secondi, perché questo è ogni 5 secondi di fatto muore un bambino, e poi vede un mondo ricchissimo. Cioè, perché questo? Ecco, allora uno si domanda, ma cosa sta succedendo in questo pianeta? Esatto, ma tu parlavi dei poveri, io ti do un dato che ho letto l'altro giorno, un dato dalla Banca Mondiale, dove dice che le persone che vivono con meno di 2 dollari al giorno nelle economie emergenti, quindi 2 dollari sono 2 euro, anzi meno perché l'euro vale di più del dollaro, sono ben 447 milioni. Cioè, non sono uno, sono 447 milioni. E l'altro giorno su Repubblica veniva fuori un dato che quest'anno c'è stata un'eccedenza di produzione agricola. Quindi ci sarebbe da sfamare tutti, però entriamo e ci scontriamo sempre con questa legge del valore, dove tutto deve essere tramutato in denaro. E solo chi ha denaro può accedere ai prodotti, chi non ha denaro non può accedere ai prodotti. E sappiamo che la crisi che stiamo vivendo è data da una sovraccapacità produttiva, cioè produciamo di più di quello che la gente ha la possibilità di comprare. Quindi si potrebbe, in linea teorica ma anche in pratica, vivere meglio tutti, ma bisognerebbe cambiare il sistema dove il metro di misura non deve essere il denaro, ma deve essere altro. E cos'è altro? Allora io no, non invento assolutamente niente, io voglio ripetere quello che secondo me chi non ha mai letto bene Il Capitale di Marx lo dice che è superato, dice che non ha previsto le cose che succedevano così. Marx analizzava il capitale, ma nel suo movimento del capitale. E all'interno di ogni capitolo, ogni tanto ci metteva secondo lui come dovrebbe essere la società. E io per quella lotta e per quella propaganda dice così. Allora immaginiamoci un'associazione di uomini liberi che lavorino con mezzi di produzione comuni e spendano coscientemente le loro molte forze lavoro, coscientemente. Lavoro individuale come una sola forza lavoro sociale. Il prodotto, quindi, se tutti noi lavoriamo tutti assieme per un obiettivo, cosa dice? Il prodotto complessivo dell'associazione è un prodotto sociale. Una parte di questo prodotto serve a sua volta da mezzi di produzione. Perché? Perché è giusto, perché bisogna rifare
quello che viene consumato per la produzione. E una parte serve a sua volta come mezzo di produzione, rimane sociale. Ma un'altra parte viene consumata come mezzo di sussistenza dei membri dell'associazione. Quindi quello che ti viene dato è veramente il comunismo, l'esaltazione della proprietà privata, no? Della proprietà, quello che ti viene dato è tuo, no? Dice quindi deve essere distribuita fra di essi, cioè da tutti i membri. Il genere di tale distribuzione varierà col variare del genere particolare dello stesso organismo sociale di produzione, organismo sociale di produzione, diciamo, del gruppo, della collettività, la possiamo tradurre in questo modo, e del corrispondente livello storico di sviluppo dei produttori. Cioè, se noi adoperiamo il robot, esaltiamo la produzione, allora all'interno di un gruppo, no, dove è esaltata la produzione attraverso il robot, la distribuzione sarà data da quanta roba, da quanti merci riusciamo, non più, saranno più promessi, ma saranno prodotti. Solo per mantenere il parallelo con la produzione di merci, cioè con la produzione attuale, presupponiamo che la partecipazione di ogni produttore ai mezzi di sussistenza sia determinata dal suo tempo di lavoro. Quindi il tempo di lavoro, reciterebbe una doppia parte. La sua distribuzione compiuta socialmente secondo un piano. Oggi abbiamo l'organizzazione, all'interno della fabbrica è iperorganizzata la fabbrica per la produzione. Non va sprecato niente perché ogni cosa che viene sprecata è aumento del prezzo del prodotto. Però all'interno, però appena uscita dalle mura della fabbrica entra nell'anarchia del mercato, cioè il mercato è disorganizzato, è impossibile organizzare il mercato in una società capitalistica. Per cui ecco per cui dice la distribuzione compiuta socialmente secondo un piano. Ma distribuita socialmente, dice, regola l'esatta proporzione delle differenti funzioni lavorative con i differenti bisogni. D'altra parte, il tempo di lavoro serve allo stesso tempo come misura della partecipazione individuale del produttore al lavoro in comune. Cioè, tutti devono lavorare per arrivare a quell'obiettivo che è stato programmato, a quell'obiettivo che è stato fatto attraverso un piano. E quindi anche alla parte del prodotto comune consumabile individualmente. Le relazioni sociali degli uomini con i loro lavori e con i prodotti del loro lavoro rimangono qui semplici e trasparenti, tanto nella produzione quanto nella distribuzione. Questa è una vera società a misura d'uomo che tiene in considerazione l'ambiente e la specie umana. Non la società che viviamo adesso, dove tutto è funzione del denaro, tutto viene misurato per il denaro, non si esita a fare morti, guerre, distruzione, avvelenamenti, per il denaro. Quello che sta succedendo oggi, no, è questo. Bisogna denunciare queste cose. Bisogna andare oltre una società, che oggi ci sono anche le possibilità. Perché chi vede questo movimento, no, questa tendenza, e Marx lo dimostra, sempre in continuazione, nei propri scritti, no, questa tendenza, questo movimento, no, il comunismo è un movimento che abolisce lo stato delle cose attuali. Bene, lo vede e sa dove andare. L'importante sarebbe eliminare, distruggere i rapporti, la sovrastruttura che dice che la proprietà privata è la proprietà privata, c'è la proprietà privata dei mezzi di produzione. Ma chi dice che il petrolio è proprietà privata degli arabi? Chi lo Beh, dice? certo, o l'acqua, per esempio, cioè, O questo discorso. l'acqua, proprietà privata di Sì, esatto, è giusto chi? l'esempio. Scusami se mi infervorisco molto, ma sono cose che mi appassionano queste, no? Certo, ma io credo che sia anche comprensibile, perché insomma ne va della nostra vita. Cioè, tu hai toccato, a mio avviso, proprio cioè, il nocciolo del discorso, il centro, cioè è fatto centro, cioè, perché questo è da dire, da ragionarsi, insomma, da far capire poi agli ascoltatori. Ma io potrei anche, allora a questo punto emerge una domanda, cioè, ma se tutti i magazzini sono strapieni, ok, di merci, no? Di merce, cioè è tutto saturo, cioè, possiamo dire che siamo a questi livelli adesso,
Ecco che esce, entra la crisi. Non so se mi stai ascoltando perché non sento più nulla. Credo che ci sia un problema tecnico. Ecco, chiedo lumi alla regia centrale a Treviso. Bene, non sta arrivando l'audio da Sniaulin in questo momento. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Giovanni. Sul più bello è lo Perché zampino. mi stavo cercando di capire tutto il discorso, perché la parte centrale che diceva anche tu, Massimo, è proprio questo. Purtroppo, quando c'è di mezzo il capitalismo ormai si sa che è fallito, perché per fin dei conti non credo che ci stiamo a girare attorno come sta Sì. andando la cosa. Adesso cercheremo di riprendere il collegamento con Giovanni e vediamo, con Giovanni e Sniaulin, e vediamo come va. Casomai possiamo anche dare un break musicale, poi ritorniamo in diretta. Adesso vediamo un attimino se riusciamo a riprendere. Però volevo finire un attimo di dire una cosa. Cioè, Ecco, il sì. nocciolo Allora. principale della situazione è proprio questo. Cioè, nel senso che le persone oggi vogliono arricchirsi a tutti i costi. Cioè, è andata avanti la mentalità dell'arricchimento. Non so se rendo l'idea. Cioè, Assolutamente. io mi devo arricchire, io devo mettermi in mostra, devo farmi vedere, devo fare soldi, E allora non si pensa a tutto il resto, tutto quello che può essere il resto veramente del Esatto. discorso sociale, no? Quello che faceva Giovanni Zanonin prima. Giovanni, ci sei? Esatto. Pronto, mi sentite? Sì, va bene, abbiamo Ah, ripristinato ok. il collegamento con Giovanni. Allora, Ecco, se vuoi, questo Rosario, qui. se vuoi tu fare la domanda No, a ma Giovanni. proprio questo, Giovanni, stavo dicendo che oggi purtroppo quello che è andato avanti col fallimento del capitalismo, perché io lo vedo come un fallimento questo, è che la gente si vuole mettere in mostra, vuole arricchirsi, insomma, chiunque, qualsiasi cittadino, perché è passata l'idea che è facile arricchirsi, no? Su questo volevo farti la domanda. Secondo te è vero questo che sto dicendo? Cioè, attraverso i grandi media che hanno fatto passare questo discorso. Esatto, ma questo è un po' è una delle vittorie anche del capitale, che è stata quella di averci lavato il cervello, averci fatto pensare che la risoluzione di tutti i nostri problemi è solo accumulando, sarà solo quella di creandosi un futuro attraverso un'assicurazione o giocando in borsa e via dicendo. E tanti di noi, intendo persone normali, quindi non persone che provengono dalla borghesia, insomma, hanno provato a scalare, qualcuno ci è anche riuscito, però la maggior parte delle persone è fallita. Però è anche vero, Rosario, che non esiste più qualcuno che ti dà un'idea di società diversa. La grossa vittoria è stata questa. La grossa vittoria è parte ancora dagli anni di, non so se ti ricordi, Craxi e anche De Michelis, dove divertitevi. De Michelis andava in discoteca, no? E qui siamo negli anni 90. Sì. L'edonismo reganiano, tutte queste cose, e gli effetti si vedono oggi, e si vedono quando la gente si suicida perché perde il posto di lavoro. Suicidarsi per aver perso il posto di lavoro è un fallimento, soprattutto prima sociale, perché noi non siamo riusciti a farci sentire, anche se dedichiamo le nostre piccole tempo che abbiamo, perché anche noi lavoriamo, non è dire guarda che non devi suicidarti, devi cercare l'organizzazione. Devi cercare il modo di aggregare altre persone e vedrai che tanti sono nelle tue stesse condizioni. E quindi dobbiamo rivendicare il diritto di vivere, il diritto di vivere, non il diritto di sopravvivere come stiamo facendo ora. E il diritto di vivere vuol dire essere una persona umana,
una persona umana che vuole partecipare alle decisioni collettive, che vuole partecipare alla vita sociale, che vuole partecipare con la sua conoscenza, con la sua abilità, con le sue predisposizioni a migliorare questo piccolo arco di tempo dove noi rimarremo su questa terra. Ecco, questo manca. E mancando questo, ognuno va in modo sparso, ognuno tenta di salvarsi se stesso, ognuno pensa che essendo più furbo, magari investendo da una parte, fregando l'altro, riesce a sopravvivere. No, non riusciamo a sopravvivere se non ci uniamo. È l'unione che fa sì che ci sia poi il cambiamento, altrimenti siamo sconfitti. E il capitale mondiale, cioè il valore, legge il valore, sai quant'è? Hanno calcolato l'altro giorno, c'era scritto su Repubblica, che il valore è 20 volte il prodotto mondiale lordo. 20 volte, vuol dire che se oggi, domani, andiamo tutti al mercato con tutti questi soldi, non ci sono prodotti sufficienti per tramutare questi soldi in prodotti. Due terre e mezza ci vogliono, due terre e mezza per questo. Come questi i soldi ci facessero vivere. No, sono i prodotti che ci fanno vivere, perché da quando siamo non siamo più animali che grattano le radici, abbiamo bisogno di un'abitazione, abbiamo bisogno di vestirsi, abbiamo bisogno di mangiare. Queste sono le cose che ci servono, mangiare poi tutte le altre cose, ma questo ci ha fatto evolvere dalla bestia, no? Se abbiamo il denaro siamo bestie, la miseria. No, ma proprio per questo volevo arrivare, perché io martello sempre su questa cosa, no, che è importante, perché io quello che ho visto, no, io mi faccio l'esame di coscienza anch'io, perché anch'io sono vittima, no, di quelle che sono i media, l'informazione, quel bombardamento continuo che abbiamo avuto e che continuiamo ad avere. Che cosa ci mostra questo bombardamento? Non ci mostra l'unione delle persone, la collettività, ci mostra il singolo, ci mostra la singola persona, l'entità singola, ma l'entità singola va bene solo se è in mezzo a un'unione di persone, perché tutti quanti pensano al singolo poi, e viceversa, o mi sbaglio, cioè forse sono io che... È quello che sto notando, è quello che vorrei far capire alle persone con questo strumento, che noi non dobbiamo battagliare singolarmente, ma unirci, perché nell'unione di tante persone riusciamo a ottenere qualche cosa. Ma fin quando avremo contro la maggior parte dei media che dimostra il contrario, ma anche lo vediamo anche nei partiti storici della sinistra, il PD, cioè che ormai non ha nulla a che vedere con la sinistra e con quello che era, diciamo, un'ideologia marxista, perché doveva essere così nel vecchio Partito Comunista, ma purtroppo non lo è. Che cosa ci mostrano questi personaggi? Ci mostrano l'opposto di quello che dovremmo essere realmente. Null'altro che questo. Cioè, io riesco a spiegarmi, perché non sono un teorico, non sono un esperto della cosa, però quello che dico lo dico perché lo vivo costantemente sulla mia pelle, come penso tutti i cittadini vivano sulla propria pelle questa condizione. Però perché non si svegliano? Io sono un po' deterministico un po' su queste cose, anzi lo sono. Saranno le condizioni oggettive che ti spingeranno a fare determinate cose, cioè a ribellarti. Noi abbiamo vissuto, forse anche Massimo si ricorda, quando all'interno del petrolchimico è stato chiuso completamente un reparto, la Dow. Cioè, quindi a un certo punto è stato chiuso, non c'erano più capi, capetti, tutti fuori. Bene, quello era un momento di aggregazione talmente forte che ho visto delle persone veramente arrabbiate. Però se questa arrabbiatura non incontra le indicazioni di qualcuno per superare la cosa, viene soffocata automaticamente. Quindi la bellezza di questa trasmissione, e vi ringrazio anche di esistere in questo senso, è questa: quello di risvegliare, se è possibile, chi ci ascolta, che delle coscienze, delle cose dimenticate, no?
perché altrimenti cioè, sarà l'autodistruzione. Io su questo non voglio nemmeno pensarci, no? Anche se non è una cosa da escludere. Io invece penso che siamo talmente intelligenti, no, da capire queste cose, però manca un'indicazione. Dove andiamo? Che società facciamo? Che tipo di società vogliamo? Questa è la vera discussione oggi che dobbiamo fare. Io sono ancora un vecchio, ma anche perché ci sono oggi le indicazioni. Scusa, Rosario, mi riferisco a te, ma è una domanda. Ci Certamente. sono oggi le indicazioni per cui diceva Marx che il comunismo è quello stato di cose che abolisce le cose presenti. Oggi, sempre più, noi andiamo a pagare canoni per dei servizi. Quindi non abbiamo più una merce discreta, cioè tu compri la merce e la paghi, oggi è la merce continua. Ti faccio un esempio. L'assicurazione dell'auto, che tu corri o non corri, paghi l'assicurazione. Le immondizie, che tu produca un prodotto di immondizie, tu paghi le immondizie. Se il canone televisivo che tu guardi o non guardi la televisione, paghi un canone. Se adoperi il telefonino, paghi un canone, no? Che tu lo adoperi o non lo adoperi completamente. Quindi andiamo da una merce discreta a una merce continua, cioè ti stai prendendo quello che ti serve. Ti stai prendendo quello che ti serve. Fra un po' anche la Microsoft, no? Vuole far sì che non ti acquisti più i prodotti Office, no? Ma verranno date in abbonamento da un server lontano, che sarà quello della Microsoft. Quindi tu adoperi solo quello che ti serve e paghi un canone. Cioè, cavolo, se noi abolissimo, no? Questo discorso di denaro e ci prendiamo quello che ci serve. Cavolo, siamo quasi. Cioè, è veramente una situazione. Pensiamoci bene su queste cose. È il denaro invece che limita, è il denaro che blocca questo sviluppo. È il denaro, no, che fa sì che tutte queste indicazioni, faccio un esempio, il web. Adesso noi stiamo parlando qui ed è, fra virgolette, gratis, stiamo adoperando un canone. Che adoperiamo, non adoperiamo, paghiamo un canone, no? E questo ci fa parlare gratis, ci fa contattare gratis, no, ma paghi il canone. Però possiamo parlare sempre, 24 ore su 24. E quindi non esiste più la merce discreta, cioè quando ti serve paghi. È una merce continua. E questo è già un ulteriore passo verso una società diversa, no? Se uno la vede. Se uno la vede. Perché questa è Speriamo, l'indicazione. Giovanni, Sì? speriamo che la veda, perché in contropartita internet ci sono i grandi media che la gente Certo, guarda. Abbiamo migliaia di certo. canali televisivi. Che cosa trasmettono questi canali televisivi alla fin fine? Cosa trasmettono? Se noi andiamo a vedere la qualità delle trasmissioni, è proprio, avremo l'1% di qualità nelle trasmissioni, ma non avremo altro. Ma su questo ti Allora, do però la ragione. gente che cosa guarda? Guarda X Factor. Perché ha tanto successo X Factor? Quindi io dico sempre, no? Perché tu prima hai detto una cosa interessante sul fatto di risvegliare, no? Le persone, no? Il motto principale di quando è nato Science Web Network è quello che dicevo, risvegliare la coscienza assopita delle persone. Perché le persone ce l'hanno una coscienza, ma si è assopita perché questi media, questa informazione costante è stato come, come devo dire, come un sonnifero. Certo, Per le sì, coscienze delle d'accordo. persone, hanno fatto in modo che le persone non si accorgano delle cose reali, ma che vivono soltanto dell'immaginario, perché poi alla fine è quello. Perché sappiamo benissimo che non, chi con X-Factor, chi diventerà famoso in una trasmissione televisiva delle migliaia di persone che ci vanno? Chi si arricchirà con tutti gli strumenti, diciamo, che ci sono? Sono sempre una percentuale infima, inferiore a quella che è le migliaia di persone che diciamo, ci provano. Certo. Perché sono state inculcate queste? Allora io dico, risvegliatevi, risvegliate questa vostra coscienza, ragionate con la vostra testa e fate in modo di capire quello che realmente vi sta capitando oggi. Perché oggi è come è stato nel 90, è quello che poi sarà il nostro futuro. Più avanti si va, sarà sempre peggio se continuiamo ad andare così. Sì, sono d'accordo con te questo. Bene, sono le 19:37, ricordo che state ascoltando Sites Web Network in collaborazione anche con Ponente.
online. E dunque, abbiamo ancora pochi minuti, io però vorrei appunto aggiornarvi con le notizie, che poi sarebbe il compito principale il compito principale di questa trasmissione, non tanto la conduzione, comunque, anzi, Anzi, diciamolo sicuramente. Massimo che insomma Sì. Antonella e Ugo erano impegnati, che hanno avuto un contrattempo, per Sì, questo so non che sono potuti c'è. venire. Benissimo, allora so che appunto avevano dei problemi di carattere tecnico che poi appunto sono quei problemi che non sa mai quando finiscono. Allora, dunque, una battuta rapidissima perché so che anche il dottor Giovanni Zanolin deve scappare via. Ecco, ritornando alle merci, poi le notizie le do alla fine, ritornando diciamo, ai magazzini pieni di merce. Perché allora non si abbassano le ore di lavoro e quindi anche le famiglie hanno un po' più respiro? Perché è giusto che anche il capo di famiglia sia a casa, assiste alla famiglia, insomma, altrimenti non ho capito. Cioè, fa una famiglia poi sta sempre fuori, ma che senso ha questa cosa qua? Ecco, su questo ecco, sono molto, molto, come si può dire, cattivo io su questo, sottolineo questo concetto qua, perché è giusto che la famiglia venga prima del lavoro e poi ovviamente c'è il lavoro, ma certo, anche gli discorsi, ma non mettere al primo posto il lavoro e i soldi, il denaro e quindi appunto sfinirsi poi magari anche ammalarsi, perché dopo è questo il discorso. Ecco, una battuta rapidissima, Giovanni. Mi senti? Sì, 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 sì. sì. Massimo, hai completamente ragione. Se è una delle rivendicazioni, quella dell'aumento salariale e la diminuzione dell'orario di lavoro. È una delle rivendicazioni storiche, anche perché uno, gli economisti che oggi parlano solo di denaro, gli economisti dovrebbero liberare tempo di lavoro, cioè quindi farci lavorare meno per avere quell'obiettivo che è quello di far stare meglio tutti. Due, aumento salariale per avere la possibilità tutti di accedere ai prodotti che noi, che collettivamente, produciamo tutti i giorni. Eh sì, bisogna rivendicare questo, perché è una cosa fondamentale. Sono d'accordo con te. Perfetto, benissimo. Guarda, io ti ringrazio moltissimo per questo tuo intervento e spero di ritrovarti in altre occasioni con Antonella Intranò e Ugo Lombardi, magari anche in qualche trasmissione speciale che facciamo noi. Ricordo agli ascoltatori, il dottor Giovanni Zanolin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva multimediale. Grazie per aver collaborato in questa trasmissione. A presto, buona serata, Giovanni. Ciao Giovanni, grazie mille. Perfetto. Massimo, allora, notizie? Benissimo, Abbiamo veniamo alle notizie? notizie. C'è dunque un po' di confusione al Senato. Il Movimento 5 Stelle e la Lega occupano i banchi del governo. Ci sono stati lanci di fogli e libri contro Grasso, il quale ha sospeso per 40 minuti. Poi un'altra notizia, vediamo. Dunque, appena giunta, Renzi dice le sceneggiate non ci preoccupano. Insomma, le sceneggiate di oggi non ci preoccupano, siamo preoccupati per la disoccupazione. Così il Premier Renzi in conferenza stampa al termine del vertice dell'Unione Europea a Milano sul lavoro. Dunque, vedremo come va a finire. Insomma, ecco, vedo questo Renzi molto tranquillo, sicuro di sé. Probabilmente, come dire, ci sarà motivo per cui è così sicuro. Io, fossi nei panni suoi, non sarei tanto tranquillo perché c'è molto Certo. malcontento. Insomma, mi viene spontaneo a fare questa considerazione. Ecco. E altre notizie dell'ultimo minuto non ce ne sono. C'è questa appunto la notizia del dopo conferenza stampa. Nel frattempo sto guardando un'altra cosa. No, perfetto. Allora, per concludere possiamo dire che questa notizia è in corso. Se ci saranno delle novità eclatanti, che emergono poi altre a sua volta notizie urgenti, faremo dei flash durante la promozione di Salso Webneto. Per il momento è tutto, io direi, Rosario, di chiudere così questa trasmissione di oggi, spazio aperto, trasmissione
ideata e condotta da Bari, da Antonella Intrano e Ugo Lombardi. Quest'oggi purtroppo per dei problemi tecnici non hanno potuto venire, abbiamo preso noi la conduzione, quindi con il sottoscritto Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV Online da Venezia, con Rosario Moreno che è la regia centrale di Treviso di Sites Web Network. Bene, è tutto, grazie per la vostra cortese attenzione. C'è un'altra cosa da dirvi, mi stavo dimenticando, che domani sera a partire dalle ore 22 potete ascoltare in replica la nuova trasmissione dal titolo Pianeta Oggi, eventi dal mondo, realizzata negli studi di Fontana Fredda, di Radio Fontana Fredda, dalle ore 22 qui su Sites Web Network, al sito sitewebnetwork.it. Grazie veramente tutto per stasera, a risentirci, a domani. Bene Massimo, grazie anche a te, un caro saluto anche a Giovanni Sdenolin, dottor Giovanni Sdenolin. Volevo ricordare appunto per questa trasmissione che andremo anche, verrà mandata sempre dalle ore 22 anche sulla web TV e non solo sulla web radio. Con questo io saluto tutti i nostri amici e do appuntamento al prossimo mercoledì. Con spazio aperto sempre alle 18:30 e ritroveranno i loro beniamini che sono Antonella Intrano e Ugo Lombardi. Un caro saluto a tutti quanti. Beh, Rosario, aspetta prima di chiudere, perché una parentesi, magari sono anche in ascolto mentre sono in macchina, che ti ascolto magari dal cellulare, non si sa mai, no? Adesso io andrò qui nel negozio a comprare un po' di filetto, un po' di roast beef, capito? Mi aspetterà una bella carnata. Certo. La prossima, da Antonella soprattutto, che ci ha lasciato qui da soli, una trasmissione molto impegnativa, devo dire. Allora, ci salutiamo, ci ascolto Ugo Lombardi, Antonella, no? Le ritroverete Bene, pure. Massimo, stai arrivando con rumore di sottofondo, eh. Devi togliere il video. Ecco qua, togliamo il video. Allora, Perfetto. mi senti meglio? Sì, sento meglio. Benissimo, allora dicevo appunto che ritroveremo la prossima settimana alle 18:30 la mitica Antonella Intrano con Ugo Lombardi e con un po' di carne, un buon roast beef e filetto gli aspetteranno. Benissimo, un Ci hanno caro saluto. lasciato Dimmi. in braghe di tela, come si suol No, dire, no, con una no. prima Anzi, che ovviamente non si è sentito. ok, va bene così. È Bene. impegnativo perché l'argomento è molto impegnativo, non è facile condurlo, devo essere sincero, umilmente parlando, insomma, Certo, veramente. Ti certamente Massimo. saluto anche a te, Rosario, buona serata e buona cena, Buona che ormai. serata, grazie e un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci da Venezia. Ciao.